Sindaco, buongiorno. Come va? Bene, bene, un po' stanca, ma va. Stanotte avete festeggiato? Va moderatamente, devo dire. Sì, insomma, comunque sì, abbiamo festeggiato. Abbiamo già visto qualche cittadino che la ferma, le hanno già chiesto qualche consiglio, le hanno dato qualche suggerimento già. No, devo dire che sono manifestazioni di affetto, ovviamente molto gradite, e io penso e spero di essere all'altezza di quello che loro mi hanno chiesto. Così Patrizia Barbieri alle 11 di oggi davanti al comune di Piacenza. Il nuovo sindaco è intervenuto ai microfoni del giornalista Michele Rancati, inviato a Palazzo Mercanti nell'edizione straordinaria del TGL dedicata proprio all'esito delle elezioni comunali di Piacenza. Il risveglio com'è stato? Ma insomma, come tutti i giorni. Non è stato più dolce il caffè di stamattina? No, diciamo più carico di responsabilità, questo sicuro. Il sindaco neoeletto è salito quindi negli uffici comunali, qui ha salutato i dipendenti e ha incontrato il segretario generale che ha illustrato gli adempimenti e le tempistiche per l'insediamento di Patrizia Barbieri. Domani è convocato l'ufficio centrale che credo chiude i lavori mercoledì mattina per la proclamazione poi ufficiale del sindaco e dei consiglieri comunali. Dopodiché trasmette il verbale a noi e notifichiamo, ci metteremo d'accordo per notificarlo. Mercoledì mattina prende servizio Eh a sì. tempo pieno e definitivamente. Quindi mercoledì mattina è il giorno, i Per la tempi tecnici proclamazione. poi per la convocazione del Consiglio e la presentazione Allora, ci della sono Giunta? 10 giorni di tempo per convocare il Consiglio che deve tenersi nei 10 giorni successivi. Quindi tra 20 giorni a Attorno, partire da penso, dal mercoledì? 15 di luglio, credo che siamo 15, 16, 17, insomma, attorno a quella data lì.